Il nostro viaggio arriva dritto al cuore dell'Italia. Poco distante da Perugia, tra valli di ulivi e di rocce, saliamo il sentiero che porta a Solomeo. Respirando la luce di questo borgo del 1300, pare di trovarsi fuori dal mondo, in un pianeta fatto di lavoro, meditazione e silenzio. Valori che si respirano anche nella sede amministrativa, nella prestigiosa scuola sartoriale, nel teatro e infine nel cuore di tutto, la fabbrica. Siamo entrati nella visione di Brunello Cucinelli. Ma io avevo questo grande sogno nella mia vita, che era di rendere il lavoro dell'uomo più umano, di dare dignità morale ed economica al lavoro. Questo è il grande sogno. Unicamente mi sono ispirata a mio padre, vedendo lui con gli occhi lucidi perché offeso e umiliato al lavoro. Allora, verso i 15-16 anni, mi sono detto: non so che cosa farò nella vita, ma farò tutto per la dignità dell'essere umano, che è la cosa veramente di fondo. Ho avuto questa prima infanzia meravigliosa vivendo in campagna, poi ho fatto da 15 a 25 anni praticamente, ho vissuto la vita del bar del paese, non ho studiato niente, e quindi ho fatto 10 anni di vita di bar. Interessantissimo, come dice il mio grande maestro Eraclito, questa polemos, questa discussione al bar di teologia, filosofia, donne, religione, economia, tutto molto affascinante, devo dire, scuola di vita. Quando decisi di fare questa piccolissima azienda, chiaramente io venivo qui perché avevo la mia fidanzata attuale moglie e vi era questo paesino del 1391 diroccato. Allora io dissi: se io faccio questa piccola impresa qui, posso ottenere tre cose importantissime. Sotto il profilo economico, posso dare alle banche in garanzia delle case che sono migliori di un opificio industriale. Sotto il profilo spirituale, avere l'idea di custodire, restaurare qualche cosa mi affascinava. E l'altra idea di far lavorare le persone in luoghi leggermente diversi mi pareva migliore. Sì, abbiamo iniziato a 25 anni facendo cashmere colorato, era un po' il mio sogno di produrre qualcosa, quasi direi di eterno, perché in qualche maniera è difficile che si butta un pullover di cashmere. Ebbi l'idea di colorarlo e quindi fu questa la partenza di questa industria. Da lì poi abbiamo deciso di fare questo total look, di immaginare un prodotto di altissima artigianalità e di altissima qualità, ed immaginare un prodotto non troppo distribuito per essere qualcosa di speciale. Io credo che in questo momento il mondo sia affascinato dal modo di vivere italiano, dalle nostre unicità, dalle nostre bellezze, dai nostri manufatti molto speciali. Quali mani sapienti produrranno questi meravigliosi manufatti? È lì dove dobbiamo tornare, a mio avviso, a ridare dignità morale ed economica al lavoro con le mani. Sapete, poi alla fine fare il sarto per 1000 euro al mese è facile dire che è un lavoro nobile, ma tutto sommato poi difficilmente si consiglia al proprio figlio di fare un mestiere artigianale. Ecco, questo dobbiamo tornare a far sì che colui che lo fa non si vergogni e magari possa anche guadagnare non solo 1000 euro al mese, ma qualcosa di più importante, immaginando che forse fra 3 o 5 anni possa guadagnare 3000 euro al mese perché è un bravissimo sarto. Il desiderio di valorizzare le risorse umane dell'azienda è talmente forte che nel 2012 Cucinelli dona un bonus di 5 milioni di euro da dividere tra tutti i dipendenti. Un gesto illuminato, al quale sono seguiti la fondazione della scuola sartoriale interna, che ogni anno forma grandi artigiani, e l'inaugurazione del teatro di Solomeo, un piccolo gioiello di cultura donato alla comunità.
Io ho sempre immaginato che l'impresa dovesse avere progetti a 3 mesi, 3 anni, ma anche a 3 secoli. Quindi il teatro di Solomeo per me vuole essere un progetto a 3 secoli. Ho sempre immaginato che l'obiettivo debba essere abbellire l'umanità. E io credo seriamente che la bellezza possa davvero salvare l'umanità. Noi dobbiamo tornare ad investire nella bellezza. C'è una bella raccomandazione di San Francesco che fa a Chiara di mettere l'abito più bello per presentarsi davanti a Dio. Ha un grande valore la bellezza, questo ne sono convinto. Quindi dobbiamo avere il coraggio di curarla. Nonostante l'interesse dei grandi gruppi internazionali, Cucinelli ha preferito restare fedele ai suoi valori e quotare la propria azienda in borsa mantenendo la maggioranza delle azioni, garantendosi così mezzi superiori, ma anche l'ultima parola su come condurre il proprio brand verso il futuro. Chiaro che il sogno di ognuno di noi è che l'azienda viva per l'eternità. Immaginando il futuro di questa impresa, pensai che forse la quotazione in borsa sarebbe stata qualcosa che avesse potuto far vivere l'azienda probabilmente per molti secoli. E decisi questo. Allora il sogno vero della mia vita era che questa impresa vivesse a lungo. A 2 anni dalla quotazione potrei dire che la finanza nei nostri confronti è tornata ad avere grande rispetto dell'industria, stiamo lavorando nel rispetto dei ruoli e non ho avuto alcun investitore americano piuttosto che inglese che mi abbia chiesto di crescere più rapidamente, che mi abbia chiesto di far più profitti a scapito della dignità dell'essere umano. Quindi io, credetemi, sono veramente affascinato da questa quotazione. Mi sembra molto contemporanea l'espressione di Voltaire quando dice: se tu del tuo tempo non vuoi accettare i cambiamenti, probabilmente prenderai la parte peggiore della vita. Ecco, in questo momento dobbiamo abbandonare un po' la paura, ritrovare un po' in noi stessi, un po' di fiducia, un grande rispetto per il lavoro altrui, per il ruolo altrui, e sicuramente avremo un futuro molto speciale.